Ciao Claudia Rota. Ciao Francesca. Direttrice artistica di una scuola di danza e spettacolo di Bologna, CHAC, ma anche molte altre cose. Coreografa, attrice. Sì, direttrice artistica del Teatro degli Angeli, regista, non lo so. Io mi sento un'artigiana dello spettacolo. Questo ti accomuna anche all'artista che espone in questa galleria, uno dei due artisti, Avanni Cuoghi, esatto, che ha raccontato esatto. Di come è arrivato alle sue opere attraverso tante esperienze diverse. Le sue ballerine mascherate. Come ti sembrano? Mi sembra una visione come sarà il nostro Dracula. Una visione surreale, non lo so come la possiamo definire, sicuramente c'è dell'arte scenica, dell'arte figurativa, c'è l'arte a tutto tondo, mi viene da dire, in questi quadri, un po' come sarà la nostra visione del nostro spettacolo questa sera. Non mi va neanche di chiamarlo spettacolo, dico la verità. Come lo vogliamo chiamare? La chiamiamo intanto una preview, perché una preview. Una preview, perché comunque lo spettacolo non è intero ancora, una parte. Poi sì. Solo tu, diciamo, sai come procederà. Non è intero, ma è pieno, quindi è comunque rifinito come se fosse finito. Quando hai pensato di farlo? Quando è nata l'idea di uno spettacolo di danza su Dracula, di danza teatro? La mia passione, se non fossi un artigiano dell'arte, sarei un artigiano dei libri, quindi la mia passione dei libri mi ha portato ad amare Bram Stoker. Mi ha portato ad amare il vecchio fantasy, la vecchia fantascienza, il vecchio tra virgolette horror, non definiamolo proprio horror, perché mio padre mi ha passato una biblioteca meravigliosa, piena di libri e di sapere, quello bello. E tra questi c'era Bram Stoker. Mi piace Bram Stoker, mi piace quello che ha scritto, perché non è una cosa solo di gotica o solo horrorifica, ma c'è secondo me tanto amore forte, anche malato in alcuni momenti, un amore che ti prende, che ti succhia, che ti mangia, com'è l'amore? L'amore è così, anche l'amore bello, scusatemi se lo dico, ma anche l'amore bello è pieno di sangue, ma non sangue che si vede, è pieno di sangue nelle vene. Si vedrà del sangue? Si vedrà del sangue. Tremendo. Sì. Ma un'ultima cosa. Portare uno spettacolo di danza, farlo uscire da un teatro che sarebbe il luogo forse più semplice, più facile, più naturale dove fare danza per poter arrivare al pubblico in un certo modo e calarsi in una galleria d'arte. Che esperienza è? Quale posto migliore? Io sono abituata appunto come direttrice del Teatro degli Angeli, che è un oratorio del 1700, sono abituata a fare arte scenica in un posto pieno che trasuda arte come è l'oratorio Santa Croce. Questo è uguale, è un posto di arte dove noi facciamo arte, quindi meglio di così. Bene. Grazie, in bocca al lupo. Francesca, grazie a te e in bocca al lupo. Crepi, viva il lupo, viva il lupo.